Ha chiesto di parlare il senatore Ferrara, ne ha facoltà per 8 minuti. Ministri, Presidente, colleghi, innanzitutto voglio porgere a nome di tutto il gruppo Movimento 5 Stelle del Senato un ringraziamento veramente sentito e non di circostanza ai qui presenti ministri Di Maio e Guerini per il grande lavoro che hanno svolto per portare in salvo nel nostro Paese non solo i nostri concittadini, ma anche 5.000 afghani. Grazie. Nessun altro paese europeo si è prodigato così tanto a favore dei nostri amici afghani. E a questo proposito un particolare encomio va rivolto al diplomatico italiano Tommaso Claudi, rimasto fino alla fine a Kabul per portare in salvo quante più persone possibile. Farnesina e Difesa, con il prezioso contributo della nostra intelligence, hanno realizzato il massimo risultato possibile, trovandosi ad operare nella peggiore delle situazioni, quella pesante eredità che anche il presidente Biden si è trovato a dover gestire, causata dalle scelte sbagliate delle passate amministrazioni statunitensi, che invece di porre fine a questa guerra 10 anni fa, quando fu eliminato Bin Laden, decisero di rimanere a oltranza per poi lasciare il paese ai talebani, senza concordare con loro un ordinato e ben gestito passaggio di consegne del potere. Rimanere ha significato prolungare inutilmente una guerra che ha inferto sofferenze incalcolabili al popolo afghano e ai tanti militari occidentali che hanno perso la vita. Un ricordo sentito in particolare va ai nostri 54 caduti e 700 feriti. È dal 2013 che il Movimento 5 Stelle chiedeva la fine della guerra in Afghanistan e il ritiro delle nostre truppe da quel paese. È stato il nostro primo atto parlamentare, la prima mozione che presentammo appena entrati in Parlamento. Dicevamo allora, e abbiamo continuato a dirlo in tutti questi anni, che quella era una guerra inutile, perché non c'è mai stato un reale motivo per dichiarare guerra ai talebani afghani, i quali non solo non avevano responsabilità negli attentati dell'11 settembre, responsabilità da ricercare altrove, a partire dall'Arabia Saudita, ma erano anche disposti a consegnare Bin Laden, offerta che fu rifiutata dall'allora presidente George Bush, il vero responsabile di questa impresa bellica, insieme a Tony Blair e ai loro sodali europei, tra cui spiccava l'allora premier italiano Silvio Berlusconi. Dicevamo allora che quella guerra, come ha ricordato nel suo ultimo articolo del compianto Gino Strada, non è mai stata una missione di pace, ma una guerra lanciata dagli Stati Uniti senza nessuna autorizzazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU e quindi al di fuori della cornice del diritto internazionale e del diritto universale dei popoli all'autodeterminazione. La nostra partecipazione a questa guerra è stata infatti una palese violazione dell'articolo 11 della nostra Costituzione e di questo se ne dovrebbe assumere la responsabilità chi governava al tempo il nostro Paese. Dicevamo allora che esportare la democrazia usando la forza militare è una contraddizione in termini. E infatti si è rivelato un fallimento totale. Dicevamo che questa guerra stava portando solo ulteriore distruzione, morte e povertà a una popolazione già devastata da decenni di conflitti. Affermavamo anche che invece di contrastare la produzione dell'oppio, durante l'occupazione l'Afghanistan è diventato un narcostato che ha inondato il mondo di eroina. E dicevamo allora che i trilioni di dollari spesi per distruggere l'Afghanistan a vantaggio del complesso militare industriale potevano essere spesi decisamente meglio sia lì per la ricostruzione e lo sviluppo di quel paese, sia qui da noi per il benessere dei nostri concittadini. Già 8 anni fa, infatti, era chiaro che la guerra era persa, perché i talebani già allora controllavano di fatto la maggior parte del territorio afghano. Purtroppo per anni siamo stati inascoltati, anzi sbeffeggiati e derisi come poveri ingenui e ignoranti. Oggi, dopo che i fatti hanno smentito 20 anni di propaganda dandoci ragione, le nostre posizioni sono condivise da tutti. L'abbiamo sentito anche oggi. Mi domando e vi domando, coloro che ironizzavano sulle nostre posizioni, penso a politici, intellettuali, giornalisti, avranno l'umiltà di rendere onore alla lucidità che il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto su questa triste vicenda? Purtroppo temo di no.
Lo dimostrano gli ignobili attacchi rivolti a Giuseppe Conte, solo per aver detto la semplice verità, e cioè che è importante tentare di instaurare un dialogo con i talebani. Attenzione, il che non equivale a riconoscerli o legittimarli, ma chi ha dimestichezza almeno con l'alfabeto delle relazioni internazionali sa che è una strada che va tentata. Giuseppe Conte è stato addirittura accusato di essere l'avvocato dei talebani. Allora la stessa accusa andrebbe mossa anche all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Joseph Borrell, all'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, alla cancelliera tedesca Angela Merkel e a tanti altri. Il dialogo con i talebani, avviato dagli stessi statunitensi, è l'unico strumento per pressarli al fine di ottenere da loro quello che ci interessa. Oggi corridoi umanitari, domani il rispetto dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne. Potrà essere una realtà di fatto a noi sgradita, ma sono i talebani ad aver vinto la guerra e sono loro che controllano il paese, e quindi è con loro che dobbiamo tentare di instaurare un dialogo se veramente ci interessa influire positivamente sul destino del popolo afghano. Coloro che oggi dicono mai dialogo con i talebani sono gli stessi che fino a ieri volevano continuare all'infinito questa guerra. Ma isolando quel regime sarà solo peggio, non solo per gli afghani, ma anche per noi. Se l'Occidente e l'Europa si oppongono a un dialogo, il regime si radicalizzerà pericolosamente, finanziandosi con la jihad antioccidentale e il narcotraffico, o si rivolgerà ad altri poco affidabili attori internazionali che non aspettano altro. Concludo dicendo che l'esperienza dovrebbe insegnare a tutti i presunti maestri di geopolitica che invece di attaccarci, forse è meglio dare ascolto a quello che sostiene il Movimento 5 Stelle, rendendo l'Italia e l'Unione Europea protagonisti di una vera missione di pace, una forte iniziativa diplomatica volta a intavolare una trattativa condizionata con chi governa oggi l'Afghanistan. Aiuti in cambio di rispetto dei diritti umani, al solo scopo di alleviare la situazione della popolazione di quel paese. Questa è l'unica via per rimediare a 20 anni di errori. Lo dobbiamo al popolo afghano, che non può essere abbandonato, e ai tanti ragazzi italiani ed europei che per l'Afghanistan hanno sacrificato la loro vita. Esprimo grande apprezzamento per l'approccio pragmatico e le coraggiose iniziative diplomatiche illustrate poco fa dal ministro Di Maio, dal piano di azione nazionale al sostegno del popolo afghano alla proposta di un G20 dedicato all'Afghanistan, su cui avrà il nostro massimo sostegno. Grazie.